Oggi vedremo tre delle opere minori di Niccolò Machiavelli e sono importanti perché sono tra i primi scritti di lavoro, rapporti diplomatici, dedicati alla magistratura della Repubblica Fiorentina. Tra essi abbiamo anche il primo resoconto, che Machiavelli invia alla magistratura dei Dieci di Libertà e Pace. Si tratta del discorso fatto al magistrato dei Dieci sopra le cose di Pisa. I titoli di questi documenti sono ovviamente lunghissimi. Si tratta di un testo dell'aprile-giugno del 1499. Il secondo testo è la descrizione, questo titolo lunghissimo, descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravinorsino, che è successivo a gennaio del 1503. E il terzo documento è il testo intitolato Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati ed è scritto tra il giugno e l'agosto del 1503. Si tratta di testi di lavoro unici che ci obbligano in un certo senso a indagare sul modo con cui pensasse Machiavelli, secondo segretario della seconda cancelleria di Firenze. I primi due sono sicuramente di natura professionale, il testo è invece un testo che ha una sua ambizione letteraria, ma probabilmente è la riscrittura di una relazione interna alla cancelleria stessa. E se li leggiamo con attenzione, si può anche cogliere la natura intertestuale del modo di procedere degli studi di Machiavelli. Insomma, Machiavelli è come se lavorasse una sorta di grande ipertesto nella sua carriera letteraria. Ci sono riferimenti a personaggi storici, persino espressioni testuali che ritroveremo poi in opere ben più importanti di queste, come i discorsi, il principe, l'arte della guerra. Cominciamo con il primo. Il discorso fatto al magistrato dei Dieci sopra le cose di Pisa è veramente il primo testo politico di Machiavelli. I Medici, in particolare Piero dei Medici, avevano svenduto, letteralmente svenduto, la città di Pisa, che era stata fino ad allora un dominio fiorentino, al re francese Carlo VIII, che era sceso in Italia per una spedizione punitiva contro il dominio aragonese del sud Italia, in particolare il regno di Napoli. Non solo, Piero dei Medici aveva concesso al re francese 200.000 ducati. E poi altre città, oltre a Pisa, cioè Livorno, Sarzana, Pietrasanta e tanti altri comuni. E queste città, che erano state sottratte ai fiorentini, Pisa inclusa, avevano accolto con entusiasmo questa cessione, che ci fa pensare finalmente di una liberazione da un dominio, quello fiorentino, che sicuramente non era benevolo nei confronti di queste città. Però questa ribellione toscana contro Firenze finiva per attrarre anche delle attenzioni geopolitiche di altre potenze italiane. Venezia, in particolare, che non aveva certo un atteggiamento benevolo nei confronti di Firenze, e poi anche la Milano di Ludovico il Moro, che aveva dei forti interessi egemonici su Genova e quindi si preoccupava del venir meno di un equilibrio politico che avrebbe potuto favorire la rivale, cioè Venezia stessa, tra Milano e Venezia. In questo periodo c'è una forte rivalità politica. E poi c'è la stessa Francia, che è veramente il dominus, oggi diremmo il player, della politica italiana in quegli anni. Guardate, probabilmente l'intera storia fiorentina, fino al secondo decennio del Cinquecento, va misurata alla luce dell'egemonia francese in Italia. Infatti, ad esempio, Firenze non aderì alla Lega Santa contro Carlo VIII, che si stava costituendo proprio in quel periodo, per non vanificare l'aiuto che il re francese avrebbe potuto offrirle per rientrare in possesso di Pisa. Quindi i Medici vengono scacciati da Firenze proprio per la perdita di Pisa e di queste altre città. E la nuova Repubblica, che nel frattempo si era costituita, e il segretario della seconda cancelleria, cioè Niccolò Machiavelli, si trovano impegnati nel risolvere il problema, il vero problema, come dice Machiavelli all'inizio del nostro testo, ve lo leggo, che riavere Pisa sia necessario a volere mantenere la libertà e
Perché nessuno ne dubita, non mi pare da dimostrarlo con altre ragioni che quelle per le quali voi medesimi intendete. Cioè, era un obbligo, una necessità inderogabile recuperare Pisa per Firenze. Pisa era il suo sbocco al mare, in un certo senso. Fu anche merito della politica fiorentina, che Milano, alla fine di una serie di dinamiche diplomatiche, venga a schierarsi con Firenze. E Venezia resta isolata nel difendere la libertà di Pisa. Quindi, attraverso un'operazione, diciamo, condotta dal duca di Ferrara, Ercole I, si sviluppa una mediazione diplomatica che viene accolta da tutti, alla fine Venezia compresa. Il lodo di Ercole I viene emesso il 6 aprile del 1499, e che comprendeva una serie di condizioni. Firenze pagava un compenso a Venezia e in più veniva concesso a Firenze la possibilità di recuperare Pisa. Cioè nessuno avrebbe mosso un dito se Firenze si fosse, diciamo, impegnata militarmente per riacquistare questa città. Insomma, Firenze doveva fare una guerra per conquistare la città perduta. L'esercito fiorentino fu affidato a un capitano di ventura, Paolo Vitelli, che poi ebbe una tragica fine perché accusato di fare un doppio gioco. E questo scritto, appunto, di Machiavelli, che è un rapporto di cancelleria, esprime crudamente un giudizio anche sulle mosse della Repubblica Fiorentina nelle cose di Pisa. Cioè, Machiavelli è cancelliere della seconda cancelleria, ma non, come dire, non lesina le critiche, sul modo con cui i fiorentini si sono mossi. Ed è molto interessante in questo scritto il modo con cui Machiavelli ragiona, che già anticipa il modello di pensiero delle sue opere maggiori, che poi saranno scritte 14 anni dopo, a partire da 14 anni dopo. Cioè, egli propone sempre delle alternative una contro l'altra, e di questa cosa se n'è accorto un grande studioso di Machiavelli che è Federico Chabod. Non ci sono vie di mezzo, non ci sono compromessi. E nel merito il giudizio che Machiavelli esprime sulla classe dirigente fiorentina è davvero sferzante. Si tratta di una classe dirigente impotente e irrisoluta. Molto interessante questo brano. Sendo dunque necessaria la forza, mi pare da considerare se egli è bene usarla in questo tempo o no. Ad ultimare l'impresa di Pisa bisogna averla o per assedio, o per fame, o per espugnazione. Si legge in questo passo già lo stile del principe, 14 anni prima della sua stesura. La descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nell'ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini, titoli lunghissimi, dicevo, è un documento di lavoro, è una relazione a uso interno della cancelleria fiorentina. Anche se all'interno di questo testo troviamo una cura formale e anche degli elementi letterari interessanti. Il fatto raccontato è celebre. E Machiavelli lo avrebbe ripreso successivamente in un capitolo del Principe, celeberrimo, dove insomma viene presentata la figura gigantesca di Cesare Borgia, il duca del Valentino. Alcuni ex alleati di Cesare Borgia, con altre persone, si ribellano contro l'ascesa, inarrestabile del Valentino nel centro Italia. La figura del Valentino è qui resa in modo meno idealizzato rispetto a come emerga nel Principe, per quanto egli sia comunque l'eroe trionfante anche di questa descrizione. Prima il Valentino ci viene presentato come pieno di paura, proprio dice così Machiavelli, pieno di paura, e in seguito ottiene successo. D'altra parte, invece, la figura di Vitellozzo Vitelli, che era fratello di quel Paolo Vitelli poi morto, giustiziato da Firenze qualche anno prima, Vitellozzo Vitelli invece è baldanzoso all'inizio e in seguito, dice Machiavelli, disarmato, tutto afflitto come se fosse conscio della sua futura morte. Destini incrociati con esiti diversi. La vicenda di cui racconta Machiavelli si svolse a Sinigaglia, da poco presa da Borgia,
E qui la figura di Cesare Borgia appunto giganteggia, viene presentato come un grandissimo simulatore, dice Machiavelli. Persino in questo caso, con questa espressione grandissimo simulatore, si anticipa quella definizione generale che Machiavelli ci dà nel 18° capitolo del Principe, che dice: è necessario essere grande simulatore e dissimulatore. Notate, continuano questi rimandi tra un testo di 10 anni prima rispetto a un testo capitale come il Principe stesso. Anche in questo episodio, sullo sfondo, si staglia la figura determinante della presenza del re di Francia, che a quell'epoca era Luigi XII. Il re di Francia invia a Borgia 500 lancieri per risolvere la situazione di debolezza, e aiutare il duca di Valentino. In questa descrizione troviamo anche un'autocitazione del Machiavelli, molto interessante. Machiavelli a un certo punto dice: i fiorentini mandorono Niccolò Machiavelli, loro segretario, a offrire al duca ricetto e aiuto contro questi nuovi nemici. Che cosa accade? Gli Orsini e i loro alleati stavano avendo la meglio su Valentino e soprattutto nella zona dell'Urbinate c'erano state una serie di rivolte contro il dominio del Valentino stesso. E quindi gli Orsini con gli alleati lanciano ai fiorentini un invito, una richiesta di aderire all'alleanza anti-Borgia. Firenze declina l'invito e anzi, nuovamente, Firenze e il Regno di Francia, nonostante che a Firenze fosse cambiato regime, si alleano per sostenere i Borgia. È indiscutibile, il ruolo determinante del Machiavelli proprio all'interno della cancelleria nell'orientare questa scelta politica. Il Cesare Borgia inganna i propri avversari, li fa convenire a Sinigaglia e qui invia anche un esercito con 2.000 cavalieri e 10.000 fanti. Quando i congiurati si presentano a Sinigaglia vengono arrestati e di Vitellozzo Vitelli Machiavelli scrive: benché stesse assai renitente e che la morte del fratello gli avesse insegnato come non ci si debba offendere un principe e di poi fidarsi di lui, nonostante ciò, egli consentì ad aspettare il Valentino a Sinigaglia. Insomma, questa capacità di simulazione del Valentino convince anche un renitente, come Vitellozzo Vitelli, a presentarsi, all'appuntamento con la propria morte. Questo passo è un passo decisamente degno del Principe, libro scritto appunto 10 anni dopo. La scena storica è degna di un grande narratore. Scrive Machiavelli. Arrivati dunque questi tre davanti al duca e salutatolo umanamente, furono da quello ricevuti con buono volto e subito da questi a chi era commesso fussero osservati messi in mezzo. Quell'aggettivo umanamente significa con umiltà, cioè i congiurati si accorgono subito di essere finiti in una trappola e nonostante ciò il Valentino li riceve con buono volto, proprio per continuare nella sua dissimulazione. Si tratta di un arresto in chiave contemporanea, ciascuno dei convenuti messo in mezzo a due soldati armati. Entrati in Sinigaglia e scavalcati tutti allo alloggiamento del duca ed entrati seco in una stanza segreta, furono dal duca fatti prigioni. Cioè, i convenuti vengono imprigionati dal duca a Sinigaglia, nel suo appartamento, e appunto una stanza segreta. Infine la chiusura di questa trappola tragica. Ma venuta la notte e fermi i tumulti, al duca parve di far ammazzare Vitellozzo e Liverotto e conduttogli in un luogo insieme li fe strangolare. Siamo all'inizio del gennaio del 1503. D'altra parte gli altri due congiurati, Pagolo e il duca di Gravina Orsini, furono lasciati vivi per infino che il duca intese che a Roma il papa aveva preso il cardinale Orsino, arcivescovo di Firenze, dopo la quale nuova, al dì 18 di gennaio, furono anche loro nel medesimo modo strangolati. Insomma, Valentino, prima di uccidere il cardinale Orsini, aspetta che a Roma ci siano le condizioni politiche per poterlo fare. Una volta che
stato avvisato che queste condizioni esistono, ecco che viene ucciso anche Rossini. In questo brano la prosa di Machiavelli si conferma sin da questo anno, 1503, di veramente di straordinaria efficacia. Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati è probabilmente la rielaborazione di una nota di segreteria. È un testo molto importante perché è la prima volta che Machiavelli evoca un passo di Tito Livio e lo usa come riferimento storico al quale riferirsi per poter assumere delle decisioni nel tempo presente. Il fatto storico di riferimento risale al 4 giugno del 1502, quando Arezzo e la Valdichiana si ribellano a Firenze. Notate tutta una serie continua di ribellioni di popolazioni sottomesse alla città di Firenze che ad essa si ribellano. E poi questi popoli della Valdichiana furono riconquistati da Firenze solo dopo 3 mesi di guerra e soprattutto grazie all'intervento delle truppe francesi di Luigi XII. Incontriamo in questo testo anche una figura storica, già vista nel testo precedente, quello della descrizione, cioè Vitellozzo Vitelli. Allora ancora legato a Cesare Borgia e non ancora caduto in disgrazia con lui. Firenze uscì malamente, umiliata da questo episodio. Dovette pagare ai francesi per il loro intervento militare e la sua autorevolezza era caduta a pezzi. Nel testo Machiavelli critica il comportamento con cui Firenze punisce le città ribellate. È interessante notare come l'acume politico di Machiavelli qui non si dimostri particolarmente eccelso. Egli non si accorge di quale fosse il vero limite istituzionale della posizione di Firenze, cioè la mancata unificazione politica del territorio sottomesso alla Repubblica. Solo nel principe, si sarebbe colto una maggiore sensibilità su questo tema. Il problema era che Firenze era un comune, con lo statuto di un comune che però ormai dominava una regione, ma non estendeva i diritti del comune ai popoli di questa regione. Però nessuno ebbe consapevolezza allora di questo limite e non possiamo chiedere a Machiavelli ciò che non avrebbe potuto fare. Il testo è stato datato con una certa precisione da Federico Chabod, grazie a dei riferimenti interni, ed è un testo sicuramente scritto tra il 1 giugno e il 18 agosto del 1503. Vediamo la vera novità di questo documento. È il primo ad avere un carattere retrospettivo. È il primo nel quale la storia è invocata come maestra delle azioni umane. Il testo è bello, è scritto bene e ripete l'impianto tipico del modo di riflettere di Machiavelli, cioè si procede per contrapposizioni. Ad esempio, scrive Machiavelli, i popoli ribellati si debbono o beneficiare o spegnere e che ogni altra via sia pericolosissima. Continuiamo a leggere alcuni passaggi. Io ho sentito dire che la storia è la maestra delle azioni nostre e massime dei principi. E il mondo fu sempre ad un modo abitato da uomini che hanno avuto sempre le medesime passioni. E sempre fu chi ci serve e chi comanda, e chi serve malvolentieri e chi serve volentieri, e chi si ribella ed è ripreso. Si nota anche qui il riemergere di quell'antropologia negativa che avevamo individuato già nei discorsi, che sarebbero stati scritti 10 anni dopo. Continua Machiavelli. Dunque, se è vero che le storie siano le maestre della nostra azione, non era male per chi aveva a punire e giudicare le tende di Valdichiana, pigliare esempio e imitare coloro che sono stati padroni del mondo, cioè i romani. Cioè Machiavelli dice, se i fiorentini si fossero ispirati al modo con cui procedettero i romani nel punire alcune popolazioni ribelle del Lazio, avrebbero ottenuto migliori risultati. Il comportamento esemplare che Machiavelli indica è quello di Lucio Furio Camillo, è un testo citato nel libro di Livio, nel settimo libro di Livio della Prima Deca, il quale sconfigge i popoli del Lazio che si sono ribellati al dominio romano e infligge loro delle pene differenti a seconda degli interessi contingenti, pragmatici,
della sua città. Ad alcuni di questi popoli veniva consegnata la cittadinanza romana, ad altre la distruzione e la deportazione. Una storia terribile, quella della Roma antica, che però fa il paio, specularmente, con la storia terribile dell'Italia di questo inizio del XVI secolo. Quindi questa storia terribile si riverberava nelle condizioni altrettanto difficili nelle quali dovette lavorare pesantemente, con grande intelligenza e acume, il nostro Niccolò Machiavelli.